Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika. Oggi un nuovo video try on haul, questa volta di un altro brand che non ho mai provato ma si sente veramente ovunque e anche opinioni contrastanti, quindi voglio vedere appunto se vale la pena o meno di acquistare da questo sito. Questo sito si chiama Cider e ci tengo a dirvi che una parte mi è stata omaggiata da loro, ma un'altra parte ho aggiunto insomma io una somma, quindi questo anche per farvi capire che sono onesta, nel senso che se una cosa non mi piace lo dirò, se una cosa mi dovesse piacere lo dirò. Abbiamo qui un pacco enorme, eccolo qui, quindi andiamolo subito ad aprire. Però prima di iniziare a lasciare il video vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un piccolo like. Mi trovate anche su Instagram come Redelli. Iniziamo. In realtà ora anche su TikTok come Erika Notarangelo con due O finali. Andiamo a spacchettare. Ed ecco qui il dentro. All'interno troviamo questi che sono degli adesivi, che carini. E poi una letterina. Ti ricordano, vabbè, che hanno un'app. Infatti ho acquistato io dall'app. E poi c'è la possibilità di vincere 500 euro di gift card dal 14 novembre. Quindi oggi è 16, a me poi vedrete il video, quindi sicuramente sarà anche, è già superata. E insomma potete vincere se acquistate. Comunque andiamo avanti e andiamo a provare i capi. Arrivano tutti quanti impacchettati singolarmente. Credo di aver preso per tutti quanti la taglia S e nel caso ve lo scrivo giù in descrizione se la taglia è diversa. Per primi abbiamo questi pantaloni che appena ho visto mi sono subito piaciuti. Hanno praticamente delle tasche qui, sono tipo cargo. Hanno le tasche qui al lato della coscia, dietro appunto anche con il bottone. Hanno l'elastico in vita. Arrivano tutti quanti con il cartellino 100% cotone. E sono curiosa in realtà di andarli a provare subitissimo. Io pantaloni del genere li uso praticamente tutti quanti i giorni perché sono comodi. Effettivamente sono comodissimi, quindi andiamoli a provare. Mi sono resa conto che non avevo registrato appunto la clip dove indossavo i pantaloni. È notte, sera, sono le 11:20 e i pantaloni sono questi qui. Sono comodissimi, super super comodi, perfetti in vita. Appunto hanno questa parte qua di laccio e li ho già utilizzati tipo 3 giorni e ce li ho già da 4. Sono curiosa di una giacca, infatti questa giacca qui è praticamente un biker, però tutto quanto pelosino è di questo rosa. Comunque i colori, da quello che sto notando, sono identici al sito. Che morbido, bello. Dovrebbe essere anche questa taglia S. Mi vado a togliere però la felpa prima di provarla. La giacca è questa. Allora, è come me l'aspettavo, è come il sito, l'unica cosa che è un po' leggerina. Praticamente c'è solo questa parte appunto di tessuto e letteralmente solo questa parte di pelo. Comunque molto molto carina. Andiamo pure ad allacciare così vediamo un po' come fa. Ovviamente non la abbinerei in questo modo. La tasca è finta, peccato, l'avrei preferita con tasche vere. Però alla fine è una bellissima giacca, diversa dal solito biker. Prossimo capo andiamo a provare. Facciamo questo, è un duo, sì, però iniziamo prima dalla parte inferiore, cioè è un set, non un duo. Ho pensato questo, appena l'ho visto, per un candidato per essere indossato o a Capodanno, credo. Comunque è una gonna taglia S con tutti questi brillantini qui, questi strass, e le tasche sono questa volta però vere. Hanno questa specie di fiocco ricamato sopra e hanno e ha la cerniera al lato. Andiamola a provare. Anzi, già che ci sto, vi faccio vedere anche la giacca perché l'ho già tolta dalla sua bustina. È praticamente un set coordinato. Il nero ovviamente sfalserà quindi tutte quante le luci. Comunque poi andiamo a provare. Ha anche i bottoni di ricambio. Un bel candidato, lo voglio vedere addosso per il vestito appunto di Capodanno. Il completo è questo. Ho messo degli stivali giusto per farvi rendere un'idea anche come li indosserei io, anche con degli stivali neri. In realtà questi sono panne, non bianchi. Comunque anche magari se volete delle calze sottovelate e anche un top al di sotto. Io infatti sto mantenendo un po' così, altrimenti
andrebbe tutto quanto di fuori. Comunque un bellissimo completo, bello bello bello, mi piace tantissimo. La giacca pure è perfetta, mi piace il fatto che hanno tutti quanti questi strass e rendono appunto il look semplice ma comunque d'effetto. Guardate che bello, mi piace moltissimo. E poi ovviamente non dovete per forza indossarli in coordinato, ma appunto è possibile anche utilizzare solo la giacca o solo la gonna, e comunque ha le spalline già preformate. Vi faccio ora vedere un altro abito che ho pensato per il periodo appunto di Natale e Capodanno, ed è praticamente questo vestito con tutto questo filo lamé. Dovrebbe essere lungo o midi, sempre taglia S. È semplice però comunque d'effetto, perché appunto tutti questi, questo filo lamé che è tra verde, fucsia, bronzo e oro, molto molto bello. Ovviamente ci andrebbe una giacca e ha un po' questa parte di seno preformato, però non è rigido, cioè tutto morbido. Questo è l'abito, io l'ho messo con questi stivali, ecco perché vedete un po' questa parte qui più bombata, però tranquilli, praticamente è un abito molto elasticizzato, quindi vi consiglio anche di prendere una taglia in meno, comodo, sembra molto molto comodo, le spalline sono regolabili. E mi piace il fatto appunto che sia di questo colore scuro, adatto alle feste, semplice però allo stesso tempo particolare. Molto molto bello, ovviamente con una giacca perché altrimenti creperete di freddo, e con delle calzamaglie sotto o delle calzettine insomma per non patire il freddo. Andiamo avanti sempre con un set, partendo dalla parte inferiore. Che bello morbido, anche questo l'ho pensato per il periodo di Natale, invernale, festivo, Capodanno, perché praticamente vediamo un attimo, la gonna è fatta in questo modo, ovvero gonna vita alta in questa maglia che è morbidissima, ha qui davanti delle tasche di pelo però sono finte, e poi alla fine appunto termina sempre con il pelo e uno spacco dietro, taglia S. E vediamo appunto il suo compagno, che è la parte superiore, se non erro avevo visto che c'era pure quella con i bottoni, però non sono riuscita a trovare questa parte superiore con i bottoni e l'ho presa quella con la cerniera. È una giacca fatta allo stesso modo, quindi con questa parte qui di pelo sopra, ma è sempre, madonna, morbidissimo veramente. Wow, e alla fine i polsini appunto sempre con il pelo. È una giacca che appunto potete utilizzare anche magari in maniera più sportiva o più elegante, oppure tipo in abbinato sia gonna che giacca, oppure solo l'uno o solo l'altra. Set completo di giacca appunto e gonna, sempre abbinati con gli stessi stivali. Mi piace anche questo total panna barra beige, perché non è bianco ottico, bianco caldo. Comunque giacca che appunto si può abbottonare fino a su se volete, oppure un po' più giù. Bellissima la giacca, mi piace un sacco. La gonna forse è un po' meno nel mio stile, cioè è un po' forse troppo per me, però comunque bellissimo abbinamento, allo spacco pure dietro, bello bello bello, tutto super approvato. E poi non prude ed è morbidissima la maglia. Ciao, sono qua giù, non voglio prendere la sedia. Questo completo era l'ultimo e in realtà non so quale capo è stato il mio preferito, perché mi sono piaciuti tutti quanti dal primo all'ultimo, e ottime scelte ho fatto soprattutto per il periodo festivo, perché non ho mai niente da mettere. Bello bello bello, mi è piaciuto veramente tutto. Fatemi sapere qual è stato il vostro capo preferito. Detto questo, vi ricordo che mi potete seguire anche su TikTok come Ericano Tarangelo con due O finali. Comunque vi lascio tutti quanti i link, sia appunto di tutti quanti i capi ovviamente come ho già detto all'inizio, sia dei miei profili social, quindi oltre che su qui su YouTube, su TikTok, mi potete trovare anche su Instagram come Red Eric. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Baci!